Uno spettacolo della natura che gli appassionati non si sono persi nonostante l'orario. Ecco l'eclissi totale di luna vista da una nostra telecamera posizionata ad altopascio. La superluna è cominciata intorno alle 2 di notte per raggiungere il suo massimo alle 4:47 del mattino. L'eclissi lunare totale, purtroppo poco visibile dalle nostre zone a causa delle nuvole, si è verificata grazie all'allineamento di Sole, Terra e Luna. Nel corso del fenomeno, il nostro satellite ha attraversato per intero l'ombra generata dalla Terra, che ha bloccato quasi del tutto i raggi del Sole, che di solito si riflettono sulla Luna. E così quest'ultima è divenuta via via meno luminosa, colorandosi di rosso-marrone grazie al riflesso della luce solare. Per chi ha mancato l'appuntamento dovrà avere un po' di pazienza, la prossima superluna si presenterà di nuovo in Italia nel 2033.